Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Iron Manager. Come avete visto dal titolo, oggi parliamo di viaggi e allenamento. Infatti molti di voi anche questa settimana avete chiesto come faccio a conciliare il mio viaggiare con gli allenamenti, e quindi ho pensato di fare questo video per darvi alcune dritte sulla base dell'esperienza che ho accumulato negli ultimi anni. Ora, senza entrare troppo nel tecnico, ci sono sostanzialmente due aspetti fondamentali per far conciliare il viaggiare con gli allenamenti. Il primo è quello della pianificazione. E qui abbiamo ovviamente diverse persone con personalità diverse, c'è chi è molto diligente a pianificare le proprie giornate, la routine settimanale, mensile, del periodo annuale, chi invece decide un po' all'ultimo minuto, agisce un po' di impulso e ovviamente ha un po' più di difficoltà nel conciliare i viaggi con gli allenamenti. Ovviamente se volete allenarvi bene anche in vacanza o comunque quando siete in viaggio, dovete cercare di acquisire un po' di skill di planning, di pianificazione. E quando parlo di pianificazione parlo a partire dal fare la valigia, quindi cosa mettere in valigia a seconda del posto dove si va, ovviamente mettere o anche attrezzatura o strumenti che ci possono aiutare nell'allenamento, da semplici bande elastiche o sliders per l'allenamento a corpo libero nel caso non ci sia accesso a una palestra, oppure per esempio come è successo a me quest'estate quando sono andato in Grecia, una boetta per il nuoto in acque libere, in mare aperto, quando ovviamente non c'è la possibilità di usufruire di una piscina, di un hotel. Le piscine che avevo visto erano molto piccole o comunque diciamo dimensione jacuzzi, quindi chiaramente non avrei potuto nuotare in quelle piscine. Poi d'estate ovviamente è molto più bello nuotare in mare aperto, quindi mi ero portato con me questa boetta nella quale ovviamente gonfiandola ci potevo mettere dentro anche il portafoglio, gli occhiali e tutto il resto, e quindi andavo praticamente a nuotare con questa boetta in acque libere e continuato in questo modo a fare i miei allenamenti di nuoto. Poi ovviamente pianificazione è anche studiare il territorio dove si va a viaggiare prima di imbarcarsi su un volo, di mettersi in macchina, in treno e via dicendo. Quindi studiare il luogo di destinazione su Google Map, e questo ci aiuta tantissimo. Questo l'ho fatto fin dai tempi delle gare di bodybuilding, anche per capire dove erano i supermercati più vicini per fare refeed o per procurarmi le ultime cose prima di salire sul palco di gara. Ovviamente Google e Google Maps ci offre la possibilità di vedere tutte le strutture che sono nelle nostre vicinanze, nella nostra prossimità, e quindi questo ci permette di vedere per esempio quanta distanza abbiamo dalla palestra rispetto al nostro hotel, possiamo contattare l'hotel per capire se hanno a disposizione delle biciclette, come sto facendo in questo caso io a Koh Phangan, invece di diciamo affittare un motorino. Probabilmente lo farò negli ultimi giorni per andare in posti più lontani dell'isola. Sto usufruendo delle biciclette dell'hotel per anche fare un allenamento di bici o comunque tenermi attivo durante la giornata piuttosto che essere completamente motorizzato. E questo ovviamente ci aiuta a fare attività fisica durante la giornata e a recarci magari nel luogo di allenamento, che può essere ovviamente anche non so, una spiaggia o un parcheggio di calisthenics. Ovviamente studiando e pianificando prima di arrivare sul posto con Google Maps si può avere un'idea di come strutturare poi la routine di allenamento per quei giorni in cui siamo via, siamo lontani dal nostro habitat o dal nostro ambiente quotidiano di allenamento. L'altro aspetto fondamentale è quello della flessibilità nell'allenamento. Ho parlato spesso in questi video YouTube di flessibilità alimentare, di approccio flessibile alla dieta, ma c'è anche una flessibilità nell'allenamento. Ovviamente quando si viaggia dobbiamo essere un po' flessibili, e capisco quanto possa essere difficile soprattutto per un bodybuilder che è abituato al proprio bilanciere, ai propri pesi. Io stesso quando mi allenavo sempre tutti i giorni alla Panther ovviamente mi sentivo un po' spaesato andando fuori dal mio habitat, uscendo fuori dalla mia bubble e andandomi a allenare in altri posti. Però poi con il tempo, anche viaggiando per lavoro quando ero a Canon, ho trovato in realtà piacevole allenarmi in ambienti diversi, perché c'era la possibilità di provare magari attrezzature diverse, macchinari che non erano presenti alla Panther o nelle palestre dove mi allenavo di solito, conoscere anche un ambiente diverso, e questo è assolutamente importante, soprattutto negli ultimi viaggi
viaggi ho fatto molto caso a questa cosa. Ovviamente la selezione della palestra, tornando ancora a Google Maps, aiuta anche a trovare quell'ambiente che è più adatto a quelle che sono le nostre caratteristiche, quindi ne ho parlato anche in altri video. C'è chi magari è interessato alla palestra con il DJ, con musica a bomba durante gli allenamenti, chi invece è più propenso a un ambiente tranquillo dove c'è gente che si allena in maniera seria, dove quindi si può respirare questo vibe positivo, dove comunque c'è gente che si allena bene, quindi c'è anche questa sorta di sfida e di emulazione delle persone che ci stanno intorno, o anche di apprendimento di alcuni skill o di alcune diciamo tecniche di allenamento che magari non sono a noi molto familiari. Qui ovviamente, trovandosi nello stesso ambiente poi per diverse settimane, si può cadere in conversazione con un altro gym goer, con un'altra persona che si allena nello stesso ambiente, quindi chiedere consigli o magari confrontarsi. Mi è successo molto spesso, anzi la maggior parte dei miei clienti internazionali, visto che non vado più di tanto a creare contenuti in inglese, almeno al momento, sono in realtà persone che ho conosciuto in giro per palestre in tutto il mondo, dove mi hanno visto allenare, mi hanno visto allenare in un certo modo e quindi mi hanno approcciato, o in palestra o addirittura al supermercato mentre, diciamo, mi rifornivo degli alimenti che poi andavo a consumare nel post workout, e quindi mi hanno chiesto informazioni e da lì sono diventati i miei clienti. Quindi è ovviamente molto interessante anche per questo. L'ambiente, come ho già parlato in altri contenuti, è fondamentale per ispirarci, per metterci nel mood giusto dell'allenamento. Quindi la flessibilità e uscire dalla nostra comfort zone, dalla nostra tipica palestra di paese o di città, ma provare appunto ambienti diversi, ci aiuta a diciamo conoscere nuove persone, fare networking, imparare nuove cose, magari fare anche una sessione di mobilità o di flessibilità, di pliometria, allenarsi in una palestra di CrossFit, come mi è successo più volte, soprattutto durante il periodo di lockdown, dove c'era il discorso del distanziamento, quindi le palestre di CrossFit, essendo molto ampie, davano questa possibilità. E poi anche la possibilità di mettersi in gioco e entrare magari in un ambiente che non è il nostro tipico ambiente di palestra e di bodybuilding, e quindi fare anche tipi di allenamenti diversi e magari mostrare alla persona che ti vede grosso e magari pensa che tu sia particolarmente impacciato e rigido e inflessibile, quanto in realtà tu possa essere mobile e flessibile, come mi è successo anche oggi per esempio in questa palestra. Ovviamente non troveremo sempre la stessa attrezzatura che abbiamo a casa, però come dicevo prima, questo è in realtà un vantaggio, perché ci permette anche di offrire al nostro corpo uno stimolo diverso, utilizzare nuove macchine, utilizzare nuove grips, quindi nuove barre, nuove diciamo funi per un allenamento. E ovviamente nel corso del tempo, con l'esperienza del allenamento, siete capaci anche voi di trovare le giuste sostituzioni agli esercizi che avete in scheda per poter adattare l'allenamento in maniera continua. Quindi se c'è da allenarsi per esempio a corpo libero in hotel, trovare delle varianti dove magari invece che l'intensità di carico si va a lavorare sull'intensità di leva, quindi delle varianti di push up o pull ups o esercizi con le bande elastiche che portano il muscolo comunque a fare un ottimo lavoro. Sappiamo sempre che insomma, per confortare quelli che magari sono ancora un po' inflessibili sull'allenamento, dobbiamo sempre ragionare sul grande schema e sul, diciamo, lungo termine. Quindi non è quello che facciamo in quel periodo dell'anno, magari si riassume anche in una semplice settimana, che fa la differenza, ma quello che facciamo per diversi anni nella nostra carriera, la nostra continuità e costante resilienza negli allenamenti. E poi l'altro aspetto è, se il nostro obiettivo è quello dell'ipertrofia, ovviamente ci sono diversi modi per andare a stimolare l'ipertrofia, e quindi delle due, un periodo nel quale ci alleniamo in modo diverso, magari anche semplicemente nella stanza, nella camera d'albergo, piuttosto che recarci in palestra perché per qualsiasi ragione le palestre sono irraggiungibili, può in realtà darci uno stimolo nuovo per poi tornare ad avere ancora più motivazione quando rientriamo in palestra dal viaggio. Quindi essere flessibili è assolutamente importante, e non dobbiamo vederlo assolutamente come una cosa negativa, ma una cosa positiva, una cosa che ci fa crescere, che ci rende atleti a 360 gradi e ci permette di sperimentare con nuovi approcci al fitness, nuovi approcci all'allenamento.
Mi è successo per esempio che, non so, durante il lockdown in Portogallo la mia unica palestra era la spiaggia, e dove ho fatto dips allo scivolo per i bambini e pull ups all'altalena. Mi è successo per esempio di allenarmi in una palestra in India dove l'igiene era una, diciamo, cosa molto approssimativa, e quindi dovevo stare attento anche ad appoggiarmi, o comunque c'erano degli insetti un po' strani negli angoli, quindi non era sicuramente un ambiente dove si poteva allenarsi in maniera migliore. Però sempre in India ho girato tantissimi video tutorial che trovate anche sull'app Iron Manager, in una palestra dove poi, insomma, sono diventato amico con il proprietario, fantastica, bellissima, che insomma apriva anche il sabato e la domenica. Quindi anche qui si tratta semplicemente di provare diciamo quello che è l'ambiente giusto. Nella maggior parte del mondo ci sono tante possibilità anche di palestre che offrono day pass, quindi una singola entrata, la stessa Gold Gym di Venice, quindi ovviamente si può provare. Poi se ovviamente l'ambiente non è quello giusto, se non riuscite a trovare la concentrazione, si può andare ovviamente in un'altra palestra e magari provare a trovare una soluzione alternativa. In alcuni periodi, perché non c'era l'accesso alla palestra in maniera diretta, come per esempio quando ero in Albania, andavo con il bus e poi con il taxi praticamente in questa palestra a Saranda. Io mi trovavo a Ksamil, nel sud dell'Albania, non c'era nessuna palestra a Ksamil, quindi in quel periodo mi sono dedicato più al nuoto in acque libere e alla corsa. Ovviamente se fate diverse discipline, come nel mio caso, ci saranno periodi in cui, perché vi trovate in una particolare località, potete dedicare più tempo e più allenamenti a una certa disciplina piuttosto che a un'altra. Oppure, come in questa situazione ideale nella quale mi trovo qui a Koh Phangan, potete fare addirittura 4 discipline in un unico giorno. Oggi ho fatto appunto palestra stamattina alle 7, poi sono andato a correre alle 8:30, a mezzogiorno era nuoto e mi sono spostato sull'isola appunto tramite la bici di cui vi parlavo prima. Quindi ovviamente l'ideale è quello di fare un qualcosa tutti i giorni. Se non riuscite ad allenarvi, ovviamente tenetevi attivi, almeno fate i vostri soliti 10.000 passi al giorno, o 30 minuti di attività fisica al giorno, che può essere anche semplicemente un circuito a corpo libero. L'importante è essere flessibili e non pensare di, soprattutto non entrare nella mentalità del ok, non ho accesso alla mia solita palestra, quindi buona, lascio perdere tutto, non mi alleno, questo periodo è un periodo morto in cui posso abbandonare completamente gli allenamenti. No, perché ci sono diverse alternative per comunque mantenere un ottimo livello di fitness, e sappiamo che comunque l'intensità di carico non è l'unico modo per creare ipertrofia, quindi cercate di scervellarvi. E se vi allenate non per andare in palestra e per farvi vedere, ma perché vi piace allenarvi, sicuramente un modo per allenarvi lo trovate. Bene ragazzi, con anche oggi è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video scrivendo un commento qui sotto. Ovviamente sono interessato anch'io a sapere qual è il vostro approccio all'allenamento durante i viaggi, quindi fatemelo sapere e noi ci vediamo alla prossima. Stay strong!